Primo giorno di scuola, amici di Mitico Channel, qui a San Vincent. Non siamo a San Vincent, il Foggia si allena nello stadio di Montjovet a 5 km da San Vincent. Bene, sono arrivati di prima mattina qui alle 9, i ragazzi sono vestiti e immediatamente è partita la spedizione atletica. Sono in massa corsi verso le montagne a fare un po' di footing con Zeman che li ha seguiti in bicicletta per tutto il percorso. È durata circa 2 ore la sgambata. Siamo stati qui con tantissimi tifosi che sono arrivati soprattutto dal Piemonte, avvantaggiati dal fatto che il ritiro è abbastanza vicino alle loro abitazioni. Comunque tanto calore qui a Montjovet. L'indiscrezioni però non ne abbiamo sinceramente, perché bocche cucite da parte un po' di tutti. Evidentemente il primo giorno non si vuole ancora, siamo ancora in una fase di assestamento. Sappiamo che sono aggregati alla squadra i calciatori Agostinone, Nivocazze, Turi e Di Masi, che però non sono in organico per questo momento. Abbiamo visto Di Enno, che sembra confermatissimo e che poi vedremo più avanti nella clip intervistato qui da noi a Montjovet. E sarà abbastanza complicato dover poi intervistare i tesserati, perché Zeman è molto rigido da questo punto di vista. Ha detto che centellinerà le interviste, i calciatori devono rimanere concentrati sull'attività che fanno. Quindi faremo il possibile per darvi i pareri anche, perché no, dei calciatori, quelli che potremo intervistare, e poi dei colleghi, dei tifosi che sono qui intervenuti, sono tanti, e in questi giorni cercheremo di darvi il quadro della situazione. Vi lascio quindi alle interviste che abbiamo fatto in giornata e ci vedremo poi più tardi nel pomeriggio con un'altra clip. Allora, primo giorno di scuola con Di Enno. Tra l'altro ti porto i saluti di due persone che ho conosciuto, un uomo e una donna. Secondo te chi sono? Non mio papà, sì. Allora, mi hanno detto, li volevo intervistare, ma hanno detto no, lui non vuole, poi si arrabbia, no, eccetera, eccetera. Sì, vabbè, sì. Allora intervisto te, hai visto? Alla fine uno della famiglia dovevamo intervistare. Allora, prime impressioni, sole, caldo e soprattutto già le prime fatiche? Esatto, sì, abbiamo già iniziato con i primi lavori di fondo, diciamo. Però il clima qua è molto, si sta bene, adesso è iniziato a uscire il primo caldo, ma mattinata si stava bene. E abbiamo già iniziato con i primi lavori appunto di fondo, e siamo ancora un po' a livello basso, stiamo iniziando blandi un po', ma già da oggi pomeriggio e da domani si inizierà a lavorare seriamente. Allora, che con Zeman si lavori seriamente siamo sicuri. Senti, io ho questa impressione, ora tu mi darai la tua, lo dicevo anche a tuo papà e a tua mamma, che Di Enno con Zeman potrebbe fare grandi cose. È una grande opportunità per te? Sicuramente è una grande opportunità, lo spero vivamente di poter fare bene e spero di avere la fiducia giusta e di dare il mio contributo alla squadra più che altro. Senti, ma Zeman vi ha detto già qualcosa ieri in albergo? So che c'era il coprifuoco alle 10, ma vi ha detto già qualcosa? Vi ha parlato oppure tutto work in progress? No, ci ha solo detto che sarà un ritiro pesante, che non è morto comunque nessuno, che ci sarà un po' di disciplina da rispettare come è giusto che sia, gli orari sono importanti, questo. Va bene, senti, ma in bicicletta come se l'è cavata Zeman? Non l'ho visto personalmente in bicicletta, ho visto il secondo mister, il preparatore dei portieri. Cangelosi e poi ancora Botticella dei portieri. Esatto, dei portieri. Esatto, ancora il mister ancora non l'ho visto. Allora, non l'hai visto, noi l'abbiamo visto, la bicicletta era servo assistita e quindi ecco perché veniva dietro di voi. Okay. Comunque grazie, in bocca al lupo per questo. Grazie per questo. Mille, crepi. Ciao. Siamo con Daniele Affatato, un collega di Foggia che però mi diceva da 13 anni sei no. Qui. Daniele, so che hai preso un albergo qui al primo giorno di ritiro, insomma vicino a una persona abbastanza famosa. Sì, sono praticamente vicino di stanza di Mr. Zeman, ma scoperto per caso, mi sono affacciato per vedere il balcone della stanza, il balcone accanto c'era il mister che fumava in solitaria. Naturalmente fumava in solitaria. Allora, questa nuova stagione, il Foggia targato Pavone e Zeman con la guida del patron canonico, che impressioni hai? C'è sicuramente tanto entusiasmo,
Le sensazioni sono positive, anche se poi i giudizi bisognerà aspettare la rosa al completo. Però sai, Zeman è garanzia almeno di giocarsi le partite a viso aperto, provare a vincerle sempre, poi magari a volte ci riesce, a volte no. Però questo ti permette di essere un po' la vina vagante in un campionato in cui ci sono delle squadre come Avellino, Catanzaro, che si stanno attrezzando, sono delle vere e proprie corazzate, quindi almeno ce la giochiamo. Qual è la squadra che tu vedi favorita, non so, la Ternana di quest'anno? In questo momento è difficile da dire perché il mercato si è sbloccato, ad esempio il Palermo con i 2 milioni che ha incassato dalla cessione di Lucca, che è andato al Pisa, sta rifacendo la squadra e sta rimettendo su un bello organico con un attacco Fella Cianci che sarebbe invidiabile da tutte le altre squadre. L'Avellino e il Catanzaro in questo momento sono uno step sopra, addirittura forse anche sopra il Bari, e bisognerà vedere dove metteranno il Pescara, perché in questo momento il Pescara ha il 90% della rosa che l'anno scorso ha fatto la B. Allora, intanto stanno rientrando i calciatori, dopo li vedi abbastanza sudati? Li vedo sudati ma sorridenti, che è un bel segnale. Comunque si vede che c'è entusiasmo anche tra i ragazzi, poi la maggior parte di loro sono dei ragazzi giovani, molti arrivano da categorie inferiori, quindi diciamo che l'entusiasmo può aiutare a vincere un po' sulla stanchezza. Allora, mentre vediamo il nuovo team manager, nuovo per modo di dire, insomma, un ritorno di Mario De Vivo, i ragazzi tornano negli spogliatoi. L'ho chiesto anche a un altro collega, Giancarlo Pulisi, qual è secondo te il calciatore che a te piacerebbe vedere nel Foggia, di quelli che ovviamente potrebbero giocare nel Foggia? Di quelli che potrebbero giocare nel Foggia, a me piacerebbe davvero tanto Ferrante, non cito lui perché sta arrivando a Foggia a quanto pare, ma perché è un calciatore che era stato fortemente voluto da Zeman nella primavera della Roma, quando Zeman era passato dal Pescara alla Roma, e ha avuto una carriera fino ad ora non all'altezza, ma è un centravanti che ricorda un pochino lo Svaldo della Roma con Zeman, ma anche un pochino il Maurizio Piniglia del Cagliari. Ha delle caratteristiche da prima punta che svaria su tutto il fronte, potrebbe essere davvero un bel colpo. Va bene, io ti ringrazio e staremo a vedere un po'. Grazie, questa avventura del Foggia. Spero di rincontrarti magari in qualche trasferta della squadra. Assolutamente sì, a presto, ciao. Ciao. Allora, siamo qui, è il primo giorno del ritiro, siamo a Mongiove, in questo stadio, campo sportivo, Marcello Miglieri, con il collega Giancarlo Pulisi. Allora, primo giorno di scuola, appena usciti i ragazzi con Zeman in bicicletta e loro a piedi a farsi la scarpinata per le montagne. Prime impressioni? Innanzitutto una bellissima struttura, questa dove gioca il PDA, questa squadra di Serie D, una struttura molto ben tenuta. E i ragazzi però non li abbiamo ancora visti perché, come potevamo immaginare già da ieri sera, sono già stati messi al duro lavoro previsto dalle tabelle di marcia zemaniane e staranno su in montagna per sentieri. Senti, ti chiedevo, dei nuovi arrivati invece, qual è il giocatore che secondo te ha più prospettive? Io so già la risposta, ma voglio che me lo dici tu. Sì, la risposta la sai già, è Davide Merola. È un ragazzo di grandissime prospettive, quasi un predestinato oserei dire, che però si è perso un po' per strada. L'Inter è cresciuto nell'Inter dove ha fatto molto bene, è entrato nel giro delle nazionali giovanili. Poi su questo ragazzo ci ha creduto fortemente l'Empoli, è rientrato in un'operazione con l'Inter, ma poi nel vario giro dei prestiti si è un po' perso. L'ho visto giocare, ha dei colpi veramente importanti, ma lo vedrete, ecco. Potrebbe essere il nuovo Insigne? Se vogliamo, ecco, fare un parallelo con quella squadra di 10-11 anni fa, probabilmente è un po' l'Insigne della situazione per tecnica individuale, anche per origini, perché è un ragazzo di origine campana, come già ci dice il cognome. Secondo te, quali sono, dici, tre profili che ti piacerebbe venissero a Foggia? Ecco, che non è che siano in trattativa, ma che a Giancarlo Pugliese piacerebbe vedere a Foggia. Io però mi ha fatto piacere che un giocatore che mi è piaciuto moltissimo lo scorso anno nel nostro girone, che è Romano, secondo le voci che abbiamo letto tutti sui vari siti internet, è un profilo che può interessare al Foggia, sul quale sembra che il Foggia abbia manifestato interesse. E poi il mio sogno, un sogno irrealizzabile perché è un calciatore su cui sono puntate da tempo le antenne, diciamo, dei club anche di Serie B e qualcuno anche di Serie A, è Santoro del Teramo,
un giocatore ancora da sgrezzare sotto certi punti di vista, una specie di Deli, ma forse coi piedi ancora più tecnico di Deli, lo posso dire, un giocatore che mi piace moltissimo, ma quello è davvero un sogno. Restando più terra terra, a me è piaciuto anche nel Grosseto, stessa squadra di Merola, Galligani, non è più giovanissimo. Allora, consigli per l'acquisto da parte di Giancarlo Pugliese, che nonostante gli affetti della piccola Nina ci ha dato le sue impressioni su questo primo giorno di ritiro.